Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci dei dati dell'Istat sull'occupazione, dati che per la nostra regione sono positivi perché segnano il ritorno dell'Abruzzo oltre soglia 500.000 occupati, in particolare sono 512.000 secondo l'Istat le persone al lavoro in Abruzzo, con una crescita di 53.000 lavoratori. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa in regione con il presidente D'Alfonso e l'assessore Paolucci per illustrare i risultati ottenuti, i dati dell'Istat, per spiegare anche le politiche economiche del lavoro che verranno messe in campo nel prossimo anno. Allora andiamo a sentire insieme il servizio di Paolo Renzetti. Lavorare sul recupero della quota degli inoccupati, che si attesta a 50.000 unità, è la direzione indicata dalla Giunta regionale per migliorare i dati positivi relativi all'occupazione, che secondo l'Istat ha superato la soglia delle 500.000 persone al lavoro in Abruzzo. Per raggiungere l'obiettivo già dal prossimo anno si guarda con fiducia al master plan, che però fino ad oggi è solo un documento firmato e non ancora realtà. Potenzialmente dovrebbero arrivare 2 miliardi e mezzo di euro sul territorio, ha ricordato D'Alfonso, anche per la creazione di una ZES, la zona economica speciale. Grandi aspettative poi ci sono anche nel settore edilizia, qui la ricostruzione nei 23 comuni del cratere sismico 2016-2017 potrebbe rappresentare uno stimolo importante per l'occupazione, anche se il precedente aquilano, nel cantiere più grande d'Europa, non ha avuto, come spesso hanno rimarcato le associazioni di categoria abruzzesi, gli effetti sperati sul rilancio del settore. Nel 2018 proseguirà la partita sulle vertenze, ultime in ordine di tempo, quella della Honeywell. La chiusura dello stabilimento a primavera rischia di assestare un duro colpo all'occupazione, quasi 500 addetti compreso l'indotto, e all'economia dell'intero polo dell'automotive in Val di Sangro. D'Alfonso intanto esalta il risultato ottenuto dall'Abruzzo, che dopo 10 anni è tornato ai livelli occupazionali pre-crisi, con un ma. Molti dei contratti proposti dalle aziende abruzzesi sono infatti precari. Anche su questo fronte occorrerà lavorare. Siamo soddisfatti, consapevoli che non sono finiti i problemi, che c'è molto lavoro da fare, ma è fuori di dubbio che questo dato dei 512.000 occupati è un dato che premia e ci incoraggia ad andare avanti e ci dice che l'agenda va ulteriormente arricchita e resa ambiziosa. Io credo che tre sono le risorse per lo sviluppo e la crescita. Una di queste è la risorsa finanziaria, che noi abbiamo nella misura di 2 miliardi e mezzo di euro. La seconda risorsa è quella normativa, che ci deve consentire semplificare fino all'azzeramento delle procedure, che per esempio è previsto dalla ZES, che noi avremo una zona economica speciale per l'Abruzzo e per le imprese abruzzesi. La terza risorsa è le idee, la qualità delle idee delle imprese e la qualità delle idee dei nostri ragazzi, delle risorse umane. Noi dobbiamo lavorare su queste tre risorse coniugandole e noi ci dobbiamo assumere responsabilità. Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda del Megalo 2 con una notizia appena arrivata in redazione, perché il WWF Chieti Pescara, insieme alla CNA di Chieti e la Confesercenti di Chieti, ha inviato ieri un atto di significazione e diffida ai sindaci di Chieti e Cepagatti e alla Sile Costruzioni SRL per il blocco dei lavori annunciati per la costruzione appunto del complesso Megalo 2. Nel testo curato dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, le tre organizzazioni ricordano in premessa la comunicazione di inizio lavori data alla Sile, notando che, come in detta comunicazione, non è indicato il parere emesso dal comitato di via in data 23 marzo 2017 di improcedibilità dell'istanza di proroga per la realizzazione delle opere relative al progetto Megalo 2. Confesercenti, CNA e WWF ricordano inoltre che il giudizio della via del 23 marzo 2017 costituisce un divieto assoluto alla realizzazione delle opere del centro commerciale, sia in quelle realizzate nel 2012 sia di quelle richieste con il progetto successivo. La Sile Costruzione ha impugnato la decisione davanti al TAR di Pescara, ma ciò non toglie, scrivono le associazioni, che questo giudizio resti pienamente valido ed efficace
in attesa della discussione davanti ai giudici amministrativi, alla quale peraltro WWF parteciperà essendosi costituito in appoggio alla sostanziale bocciatura della progettata ulteriore cementificazione. Sulla base di queste premesse, WWF, Confesercenti e CNA hanno dunque diffidato l'asile perché non dia corso all'inizio dei lavori per la costruzione del Megalo 2. Adesso cambiamo argomento. La sanità: per il reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale di Pescara, il consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, dopo la visita ispettiva, chiede la sostituzione del vecchio acceleratore lineare, l'arrivo di 4 tecnici sanitari e la nomina del nuovo primario, considerando l'arrivo di fondi nazionali in regione per un importo di 6,3 milioni di euro. Manca anche il responsabile anticorruzione e non si fa la rotazione dei dirigenti, sottolinea ancora Pettinari, che andiamo ad ascoltare nell'intervista. Nel reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale civile di Pescara, consigliere Pettinari, ci sono delle cose che lei oggi ha messo in rilievo, soprattutto la sostituzione di un acceleratore lineare ormai obsoleto, la mancanza di alcuni tecnici sanitari, la nomina del nuovo primario, ma non solo. Tutto questo è scaturito dalla visita ispettiva che lei ha fatto nei giorni scorsi in reparto. Ci sono 2 acceleratori lineari, uno nuovo, siamo riusciti a farlo installare, nuovo con tecnologia avanzata che consente anche di non compromettere gli organi a rischio, è molto meno impattante. Quello obsoleto, che viaggia ormai da 13 anni, spesso si guasta e non si trovano più tra poco i pezzi di ricambio, quindi andrebbe immediatamente sostituito, anche in considerazione dei fondi ministeriali che stanno arrivando. 6,3 milioni di euro stanno arrivando in Abruzzo, ma c'è il serio rischio che la Regione Abruzzo non destini parte di queste risorse per la sostituzione dell'acceleratore obsoleto che sta in radioterapia oncologica. Poi, a seguito della mia visita ispettiva, è venuto fuori che mancano 4 tecnici sanitari per poter erogare un servizio secondo standard di qualità e per poter abbattere le liste d'attesa, perché i pazienti oncologici non possono aspettare. Manca un primario, da quando è andato in pensione il precedente, c'è solo un facente funzioni, e poi abbiamo denunciato che nella ALS di Pescara non c'è un responsabile anticorruzione, anche qui è andato via e non l'hanno rinominato, non viene fatta la rotazione dei dirigenti, altra cosa prevista dalla normativa, e stanno per scadere le posizioni organizzative, i cosiddetti responsabili di servizio, e non vengono rifatti i bandi. Questo è un dramma. Non solo, concludiamo dicendo che il reparto di radioterapia è stato depotenziato e declassato dal nuovo atto aziendale che lo porta da unità operativa complessa ad unità operativa semplice dipartimentale. Questo è un colpo al cuore alla radioterapia oncologica di Pescara. In vista del dibattito previsto in Consiglio regionale il prossimo 12 di dicembre, l'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, promosso dalle associazioni WWF, Lega Ambiente, Mountain Wilderness, ACI, Pro Natura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, ha inviato al Presidente della Regione, agli assessori e a tutti i consiglieri una scheda sulla situazione dell'acquifero del Gran Sasso. Seppur brevemente, l'Osservatorio, si legge in una nota, ha voluto fornire ai consiglieri una ricostruzione degli ultimi 15 anni. La vicenda dell'acquifero del Gran Sasso infatti si trascina da molto tempo e, dicono le associazioni, sarebbe sbagliato che tutto il dibattito si incentrasse solo sull'esperimento SOX, che tra l'altro non è ancora partito. Il problema più grave è l'interferenza delle gallerie autostradali e la questione sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, legato alla presenza dell'INFN, scrivono ancora le associazioni. Sono passati più di sette mesi dall'incidente dell'8 e 9 maggio e la situazione è rimasta pressoché identica. Le sostanze pericolose continuano ad essere stoccate nei laboratori in una situazione che non garantisce la sicurezza, così come continuano ad esserci punti di interferenza fra le gallerie autostradali e l'acquifero. Non vi sono poi informazioni sulle soluzioni che si vogliono adottare per mettere definitivamente in sicurezza
sicurezza l'acquifero, scrivono ancora in una nota queste associazioni che fanno parte dell'Osservatorio per l'acqua. Il Consiglio regionale del 12 dicembre può essere un'occasione importante, concludono auspicando che i consiglieri vogliano veramente approfondire la problematica e che iniziano a dare qualche risposta concreta, magari iniziando ad ascoltare quanti inascoltati per anno hanno denunciato i problemi che poi si sono puntualmente verificati. Voltiamo pagina, adesso andiamo a Lanciano, a Palazzo degli Studi. 11 scuole hanno festeggiato un nuovo anno di attività legate al pensiero computazionale. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. 15 scuole di ogni ordine e grado dell'area del Sangro Aventino hanno festeggiato un nuovo anno di attività legate al pensiero computazionale. A Palazzo degli Studi a Lanciano, studenti e docenti hanno mostrato a ritmi serrati, per via della numerosa presenza, l'entusiasmo e i risultati delle attività di coding. L'assessore regionale all'istruzione, Marinella Sclocco. Devo dire che anche i genitori, che sono sempre presenti numerosi, hanno apprezzato e apprezzano questo nuovo modo di apprendimento. La regione, oltre a, diciamo, a seguire l'entusiasmo di Rati e quindi le iniziative di Rati, ha capito e ha ritenuto importante, per esempio, inserire il coding all'interno di scuole aperte ed inclusive. Le scuole sono state coordinate dall'Associazione Rati, che riceve il plauso della nuova direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza. Il coding non è altro che un pensiero trasversale, un pensiero computazionale che sta alla lettura, alla scrittura, alla matematica, è un altro modo di fare lettura, scrittura, matematica. È il pensiero logico che bisogna che si diffonda tra i giovani, giovani che sono delle scuole superiori, giovani che sono delle scuole della primaria. Abbiamo qui scuole anche del primo grado dove il pensiero computazionale si allea fortemente col gioco, con l'aspetto ludico, facendo crescere quella capacità di risolvere, di analizzare, risolvere i problemi, che è proprio delle attività trasversali e quelle competenze trasversali che dobbiamo favorire nei ragazzi. Cosa si augura dunque per il prossimo futuro in questo senso? Sicuramente dobbiamo alzare l'asticella, non ci deve essere soltanto le scuole di questa rete, che è pure importante, bisogna che ci siano altre scuole che proprio in un processo di osmosi possano apprendere dall'esperienza delle scuole della rete di Rati e possano conoscere e diffondere anche loro questo stesso sistema. L'albero piantato a Pianella nel lontano 1954 in località Borgo Carmine, come ormai da tradizione, sarà il simbolo del Natale nella città vestina. Alto 28 metri, è stato addobbato con più di 7.000 punti luce. L'accensione dell'albero è un evento che dà il via al cartellone delle manifestazioni natalizie. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Sindaco, con l'albero più grande d'Abruzzo partono le festività natalizie qui a Pianella. Beh sì, siamo davvero soddisfatti di questa giornata, riuscitissima, il meteo ci ha dato una mano. Iniziamo bene perché la grande risposta di pubblico, la direzione artistica è riuscita a fare un lavoro eccellente, il nostro albero si è illuminato come sempre puntuale e i negozi sono pieni e spero che davvero la tradizione del Natale sia stata onorata al meglio e proseguiamo così nei prossimi giorni fino all'Epifania con eventi e tutto quello che serve a ricordarci questo bellissimo periodo. Quali sono gli eventi più importanti a Pianella per questo Natale? Beh, ci sarà il tradizionale concerto di Natale, ma sicuramente l'evento clou riguarda il premio internazionale di lettere, scienze e arte, il Rosone d'Oro, che si terrà il 16 di dicembre nella chiesa di Santa Maria Maggiore, monumento nazionale. Ci sono tanti eventi collaterali e siamo pronti ad accogliere turisti e visitatori per tutto questo periodo con le offerte dell'enogastronomia eccellente pianellese, non solo. E adesso...
adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, iniziamo dalla giornata odierna perché dopo la dolorosa sconfitta di ieri a Cesena, faccia a faccia stamattina fra dirigenza squadra e staff tecnico, annullati tutti i permessi ai calciatori, il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Luca Leone e Peppino Pavone hanno tenuto a rapporto la squadra al Poggio degli Ulivi. La società va avanti con Zeman, ma dalle parole pronunciate ai nostri microfoni dal presidente Sebastiani, la partita col Novara sembra essere decisiva per le sorti dell'allenatore Boemo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Presidente Sebastiani, il day after molto duro dopo la sconfitta di Cesena, un'ora e mezza al rapporto con la squadra, come è andata, cosa vi siete detti per quel che è possibile dire? Ma no, non abbiamo parlato dei problemi che evidentemente ci sono, perché se una squadra nelle ultime 8 gare raccoglie 4 punti anche facendo delle buone prestazioni, vuol dire che dei problemi ci sono. A me interessava capire se la squadra è convinta di quello che sta facendo. Ho avuto questa rassicurazione da parte dei ragazzi. E d'altronde la partita di ieri fondamentalmente ha detto anche questo, cioè la partita l'abbiamo giocata noi, abbiamo avuto 10 palle gol, ne abbiamo fatti solo 2, e poi però c'è il problema che al minimo sbandamento prendiamo gol, e ieri ne abbiamo presi 4, ma non da polli di più, quindi bisogna capire che cos'è che non va e guardare di migliorare questo aspetto qua. Ma ci sono dei mal di pancia in seno allo spogliatoio? Ma i mal di pancia, se per mal di pancia si intende uno che magari è più incazzato dell'altro perché non gioca, ci mancherebbe. Se uno che non gioca non ha manco questo tipo di atteggiamento, vuol dire che non gliene frega nulla. Lo screccio che c'è stato con Zampano alla fine della partita con la Ternana, per esempio. Ma quello ci sta e ci deve essere, perché per me se non si attaccano al muro dentro gli spogliatoi probabilmente non hanno manco il sangue nelle vene, quindi quando c'è qualcosa da risolvere tra di loro è giusto che ci sia. La posizione di Zeman, lei ieri ha nuovamente ribadito la fiducia all'allenatore, ma in questi casi per dare uno shock al gruppo, viste le problematiche mentali, il cambio di allenatore non potrebbe essere la soluzione più idonea, per quanto esosa per la società? Mi è piaciuta la dichiarazione dei ragazzi oggi, no? Che hanno appunto detto questo, qui ci può stare anche Mourinho, il problema è nostro, dobbiamo capire noi per quale motivo abbiamo questo tipo di situazione che si crea ogni qualvolta stiamo cercando di fare la partita, andiamo in vantaggio e poi rischiamo, come ieri l'abbiamo persa invece, di perdere delle partite che sono sulla carta imperdibili. Zeman va avanti con la squadra e poi è chiaro, io ho detto anche ai ragazzi, allo staff sotto, purtroppo in questo mondo se le cose non vanno bene non è che possono pagare 30 giocatori, pagano sempre gli allenatori, però sarebbe veramente un peccato, perché questa è una squadra che ha dimostrato e sta dimostrando che segue il mister, perché è una squadra che gioca come ha giocato ieri a Cesena e fa veramente quello che vuole il mister, che ieri si sono viste le giocate del Pescara di Zeman. Se non segue il mister vuol dire che c'è qualche cosa, veramente ci fa diventare pazzi, c'è qualcosa da psicologo, non da allenatore. Pescara Novara decisiva da questo punto di vista, Presidente? Sono tutte situazioni, io ho detto prima, a me sarebbe per me un dolore grandissimo, una cosa che non farei mai. Però è evidente che se le cose non vanno bene, poi la società dovrà intervenire e dovrà trovare una soluzione. E allora andiamola a vedere la partita giocata ieri dal Pescara al Manuzzi di Cesena, un Pescara ai limiti dell'autolesionismo che ha buttato via la partita che aveva in pugno. Nel corso della ripresa infatti i biancazzurri sono andate 2 volte in vantaggio e poi hanno controllato la gara fino a 10 minuti dalla fine, quando hanno incassato la rimonta dei romagnoli, l'ennesimo KO inspiegabile, lo abbiamo sentito anche dalle parole di Sebastiani, e la classifica ovviamente inizia a farsi preoccupante. Vediamo insieme.
Nell'incredibile gara di Cesena, un Pescara da due volti, brutto nel primo tempo e più brillante nella ripresa, esce a mani vuote e con le ossa rotte dal Manuzzi, arrivando dopo l'ennesimo KO ai margini della zona play-out. In Romagna il Pescara si è dimostrato ancora una volta fragile psicologicamente e incapace di far punti dopo essere andato per due volte in vantaggio. C'è ora da essere seriamente preoccupati con una classifica che inizia ad essere traballante ed una situazione ambientale davvero pesante, senza considerare i tanti giocatori indisponibili anche nella gara di domenica prossima all'Adriatico con il Novara. A Cesena, Zeman senza 10 titolari e dunque un'intera squadra fuori, fra cui anche il portiere di riserva Pigliacelli, deve ricorrere a scelte quasi obbligate. In difesa torna Ticò dal fianco di Fornasier, sulle fasce Zampano e Mazzotta, centrocampo immutato rispetto a sabato scorso con la sorpresa in attacco di Del Sole al posto di Mancuso. Nel Cesena Castori deve fare a meno di Schiavone, Cacia e Kupitz e ricorre al 4-4-1-1. Fra gli ex pescaresi in campo Ceccone con Cascione, che si accomoda invece in panchina sugli spalti. Quasi 12.000 spettatori con 500 tifosi biancazzurri agli ordini di Nasca di Bari. Si parte su ritmi forsennati con i padroni di casa pericolosissimi al primo minuto con Dalmonte, che è pescato liberissimo in area, calcia a botta sicura con Fiorillo, che miracolosamente salva deviando il pallone in calcio d'angolo e prima sul palo. Dopo lo spavento iniziale i biancazzurri si sistemano meglio in campo. Il Pescara si desta con Brugman, che al 33esimo con un tiro ad effetto chiama Fulignati ad una parata complicata in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte con il Pescara pericolosissimo con Pettinari, che di testa va a chiamare alla respinta in angolo il portiere di casa. Il Pescara spinge e all'ottavo è l'ex di turno Valzania a chiamare al salvataggio l'estremo romagnolo, che poi è ancora prodigioso al decimo su Pettinari. In campo c'è ora solo la squadra di Zeman, che appare trasformata, e ora l'11 romagnolo invece a soffrire tremendamente. Così dopo tanto attaccare il Pescara al quarto tentativo trova il meritato vantaggio grazie ad un tiro sporco al 17esimo di Benali, che Fulignati non trattiene. Esplode la gioia dei 500 cuori biancazzurri presenti in curva nord. Nelle Cesena intanto dopo vita si infortuna anche Di Noia con gli ingressi in campo, prima di Fazzi e poi di Sbrissa. Il Pescara in campo non arretra e continua a spingere, ma Zampano decide al 28esimo di travestirsi da Babbo Natale andando a regalare il pallone a Jallov, che se ne va verso Fiorillo e poi lo trafigge con un tiro preciso per il gol dell'1-1. Tutto da rifare per il Pescara, ripreso per l'ennesima volta in stagione. Ci vogliono due giri di lancette per permettere però alla formazione adriatica di riportarsi in vantaggio sulla linea Brugman-Pettinari, con la rete realizzata dal bomber biancazzurro, che arriva così a quota 12 gol in stagione. Il finale di gara vede sofferenza in casa adriatica, anche perché si infortuna Coda, che lascia il posto a Stendardo, che non fa nemmeno in tempo ad ambientarsi, visto che sugli sviluppi di un calcio d'angolo Moncini, con la collaborazione di Brugman, va a segnare la rete del nuovo pareggio, anche se il giocatore cesenato appare in fuorigioco. I biancazzurri si scoprono e così al 40esimo rischiano anche la frittata, ancora con lo scatenato Moncini, che di testa fallisce la rete del 3-2. Il Delfino però, come spesso accaduto in questa stagione, crolla nel finale subendo al 43esimo la rete dei locali, ancora con Moncini. Il Pescara vede le streghe e così al 45esimo arriva poi l'espulsione di Valzania prima dei 5 minuti di recupero, che regalano alla formazione di casa al 94esimo anche il gol di Doncor per il 4-2 finale, ed il veleno al 91esimo dei tifosi biancazzurri, che rifiutano il saluto della squadra. È il momento più difficile della stagione e con 9 giorni a disposizione per ricaricare le pile in vista della gara con il Novara, che sarà probabilmente decisiva anche per il destino di Zeman. E i gol vengono perché si fanno errori, purtroppo a noi sia sul primo gol che si vede poche volte sui campi di calcio, abbiamo subito, poi abbiamo fatto di nuovo gol per andare in vantaggio e sul secondo penso che è autogol su palla alta, dove noi sapevamo che Cesena è pericoloso. Poi il terzo gol, che ha finito praticamente la partita, perché di nuovo sbagliata uscita, abbiamo subito terzo, poi su quarto anche lì da stranamente da gente esperta che gioca a palla bassa su punizione, è normale che ti ripartono. E io presidente lo vedo ogni partita, dopo la partita è normale che non è contento,
Io ripeto, io posso essere contento per la prestazione, specialmente prestazione dell'inizio del secondo tempo. Purtroppo abbiamo fatto di nuovo troppo errori e ripeto, errori si pagano. Cosa le ha detto il presidente subito dopo la partita? So che lei ha detto, io lo vedo ogni giorno e anche ogni dopo partita, insomma. Parole di rassicurazione per lei, insomma. Vabbè, non è contento, è preoccupato. Lei è tranquillo? Io da parte mia non sono preoccupato, perché se la squadra gioca così mi sta bene. Bisogna eliminare quelle sciocchezze che stiamo facendo e lì è solo questione di concentrazione, di applicazione. Abbiamo sofferto il Pescara all'inizio del secondo tempo, perché comunque Pescara è una squadra forte che corre, quindi mettere sotto il Pescara sul ritmo 90 minuti è impossibile. Ci siamo riusciti nel rush finale, che abbiamo ribaltato la gara, che volevamo vincere perché volevamo uscire dai bassi fondi della classifica e darci un minimo, no? Di sollievo, no? Che comunque eravamo quinto ultimi, una brutta classifica, nonostante appunto il trend è positivo. Ci siamo riusciti e siamo contenti, perché comunque, come ho detto prima, il processo di crescita continua. Lasciamo la Serie B, andiamo in Serie C. Alle 16.30 al Bonolis scende in campo il Teramo per una gara importantissima contro il Fano, fanalino di coda della classifica insieme al Sant'Arcangelo. Biancorossi senza gli squalificati Caidi e Calore, l'infortunato Amadio, che riproporranno il 3-5-2 con Altobelli, Speranza e Sales davanti a Lewandowski. Al centrocampo Ilari giocherà come playmaker con De Grazia e Varas interni. Ventola sarà l'esterno a destra, mentre la novità è l'inserimento a sinistra di Manfredo Pietrantonio, che torna dal primo minuto sulla corsia di competenza. In attacco ancora qualche dubbio per Asta, anche se sembra ormai certo il duo pesante in avanti formato da Barbuti e Foggia. In casa fanese invece il tecnico Oscar Brevi sarà primo di Fabbri, Schiavini, Lanini e Favo. Il modulo sarà speculare a quello del Teramo, ovvero 3-5-2 con Lazzari costruttore di gioco e la coppia d'attacco formata da Fioretti e Germinale. La squadra biancorossa deve tornare alla vittoria dopo l'ultimo rovescio interno contro la San Benedettese. Fischio d'inizio, come detto, alle ore 16.30, arbitra Federico Fontani di Siena, assistenti Mauro Dall'Olio di Molfetta e Mattia Politi di Lecce. Andiamo avanti adesso, la Serie D, penultima giornata di andata nel girone F, unico derby allo stadio dei Marsi di Avezzano fra Biancoverdi e Pineto. La Vastese invece, che è terza, va a Recanati per una trasferta però vietata ai sostenitori biancorossi per decisione della questura. Match in casa per l'Aquila, mentre il Francavilla giocherà la sua gara interna in trasferta però all'Aragona di Vasto per i noti problemi avuti in settimana con lo stadio e per la querela poi risoltasi fra il presidente Candeloro e il sindaco di Francavilla Luciani. Impegni delicati anche per i nerostellati e il San Nicolò. Jacopo Forcella. La penultima giornata del turno d'andata del girone F regala un solo derby abruzzese, quello dello stadio dei Marsi di Avezzano tra i biancoverdi di Federico Giampaolo e il Pineto. Marsi cani che vanno alla grandissima, 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 11 partite, un ruolino di marcia spaventoso che ha portato la squadra del presidente Gianni Paris al quarto posto solitario in classifica. Avezzano rinnovato, specie davanti, è andato via come delle previsioni Piotr Branicki, che si è accasato alla Pro Sesto, ed è tornato Michele Bisegna, che domani però non ci sarà per squalifica. Il reparto d'attacco procede alla grande, 13 reti nelle ultime 4 uscite. No, questi ragazzi hanno bisogno del calore del pubblico, dei tifosi dell'Avezzano. Siamo contenti che anche lì a San Marino i tifosi sono venuti, ci hanno seguito, ci hanno sostenuto. Sarà una partita, come tutte le altre, difficile da affrontare, perché il Pineto è una buona squadra, ha giocatori validi, di esperienza e di qualità. Però noi, come dico sempre io, grande rispetto per tutte le squadre, sia una squadra che si trova ultima in classifica e la squadra che si trova prima in classifica. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare il nostro calcio, dobbiamo fare il nostro gioco, dobbiamo fare la prestazione che per me è fondamentale,
e se i ragazzi si esprimono a questi livelli possiamo portare la partita in porto. Dall'altra parte ci sarà un Pineto che ha lo stesso numero di risultati utili di fila, 11, ma con un numero di pareggi decisamente superiore, 7. La formazione di Daniele Amaulo sogna il colpaccio, ma rischia di dover salutare molto presto anche Giordano Napolano, appetito da un'Aquila che recupera De Julis in attacco per la gara interna contro la Jesina. Sul fronte societario rosso-blu invece entro mercoledì si aspetta il pagamento di un ulteriore stipendio, cosa che riuscirebbe a tenere ancora in piedi quel progetto di conservazione e sguardo verso il futuro che è sempre stato il presupposto fondamentale della nuova dirigenza, anche considerando che la pazienza sul fronte squadra inizia a scarseggiare. La Vastese terza in classifica si rega al Tubaldi contro la Recanatese, a cui il mercato invernale ha già regalato colpi a sensazione specie in attacco. Sono arrivati infatti Manuel Pera e l'ex Pescara e Celaro Nicola Falomi. Non sarà una partita semplice, anche se gli aragonesi hanno dimostrato di essere in grado di vincere anche su campi complicati. Colavito non si fida dei leopardiani e dell'organico rinnovato a disposizione di Alessandrini. Sono concentrato esclusivamente per preparare la squadra nel migliore dei modi e per affrontare questa partita che ha un tasso di difficoltà allucinante, nel senso che vengono da 5 sconfitte, si sono rinforzate, hanno un organico non inferiore alle grandi squadre quali il Matelica, la Vispesaro, il San Marino, l'Avezzano e tutte le altre, cioè, hanno un organico importantissimo per la categoria, un allenatore che comunque è un allenatore di categoria, quindi una partita molto ma molto difficile. Per una Vastese che sarà di scena delle Marche c'è un Francavilla che andrà allo stadio Aragona di Vasto a disputare il match interno contro la San Giustese, anche se sembra scoppiata la pace tra l'amministrazione comunale e la società del presidente Candeloro. Questo progetto, ha dichiarato il numero uno giallorosso, è nato grazie all'intercessione di Antonio Luciani e con lui andremo avanti con rinnovato impegno e nei termini di una piena collaborazione. I lavori mancanti per ottenere l'agibilità del terzo settore sono già in via d'appalto, verranno terminati nelle prossime settimane, dopodiché si procederà celermente alla convocazione della commissione pubblico spettacolo che dovrà esprimere il proprio parere per l'agibilità. Nel frattempo c'è la gara da preparare per Pierluigi Iervese, biglietti a 1 euro per la tifoseria giallorossa. Una squadra forte, una squadra che gioca bene, che hanno gli stessi punti nostri e sicuramente non sarà facile, però ecco, sarà importante cercare in tutte le maniere questa vittoria. Ho un occhio alla squadra, 3 convocati e lista di remata pochi minuti fa, rivediamo Fofana. Sì, Momo sarà con noi, non credo che in questo momento non ha la condizione giusta per giocare dall'inizio, però starà in panchina e se dovessimo aver bisogno qualche minuto sicuramente lui ce le potrà dare. Sì, mi dispiace per la partita di domenica perché ci sarebbe piaciuto giocare qui in casa con i nostri tifosi, però di positivo c'è che sono contento che sia il presidente che il sindaco si sono chiariti perché sono secondo me 2 personaggi importanti. Trasferta delicata per il San Nicolò contro il Fabriano Cerreto, una partita da non sbagliare assolutamente per gli uomini di Luca Campanile. Anche i biancazzurri hanno operato parecchio sul mercato, sono arrivati Daniel Giampaolo, Cristian Tibo e da ultimo il portiere Alfredo Cannella. Mancheranno Simone De Santis ed Edoardo Monaco, espulsi, e Andrea Massetti per cumulo di ammonizioni. Un lascito pesante quella della gara di domenica scorsa contro il Nero Stellati Pratola. A proposito di pratolani, saranno di scena al Civitelle di Agnone contro il Granata di Pino Di Meo e alla ricerca della prima vittoria stagionale che darebbe un minimo di ossigeno alla rincorsa alla salvezza, ancora oggi davvero molto complicata. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.